hanno preso ufficialmente il via le attività di LEI, Laboratorio di Ecologia dell'Informazione, un progetto promosso dalla rettrice dell'Università di Milano Bicocca, Giovanna Iannantoni. Maria Grazia Riva, delegata della rettrice per la comunicazione, ha spiegato l'obiettivo del laboratorio. Questa caratteristica del modo di essere del mondo dell'università, del fare ricerca, dell'essere scienziati delle varie discipline, si confronta con gli altri mondi attraverso il richiamo continuo al metodo, che è il metodo della scienza, il metodo del fare ricerca. Tappa inaugurale di questo percorso è stato un dialogo tra l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e rappresentanti della comunità accademica e del mondo dell'informazione. Tema del confronto, l'ecologia della parola. Da De Bortoli un'indicazione sulle coordinate lungo cui deve muoversi chi opera nel mondo dell'informazione. Deve valutare ciò che è giusto dire, perché se non lo si dicesse non si darebbe la ampiezza e la profondità del fatto o dell'avvenimento che si vuole descrivere, e ovviamente tenendo conto che le parole a volte sono degli oggetti contundenti, però naturalmente vanno usate con una particolare attenzione alla sensibilità del pubblico. Stefano Morigi, docente di tecnologie della formazione, ha spiegato le motivazioni alla base della scelta della formula del laboratorio per questo progetto. Viviamo un'epoca complessa, trasfigurata nel bene e nel male dalle tecnologie. Abbiamo bisogno di riflettere insieme, aggiungendo competenze ad altre competenze, quale potrà essere l'orizzonte di una comunicazione, di un'informazione sostenibile, e dunque cosa meglio di un laboratorio per incontrarsi, per confrontarsi in maniera spregiudicata ma al contempo rigorosa e riuscire a definire insieme dei progetti, dei programmi, delle idee su cui scommettere per un futuro sostenibile, non solo in termini ambientali ma anche in termini di informazione e di comunicazione.